Buongiorno a voi. Mi trovo qui nelle campagne di Cerveteri, dove da questa mattina le forze dell'ordine stanno cercando il pericoloso evaso, che è riuscito ad eludere le guardie e ad uscire indisturbato dal carcere in cui era detenuto. Pronto? Ecco Alessandra. Pronto? Ciao Alessandra, sono Francesca. Vi volevo avvisare, la campagna di Cerveteri c'è un uomo cattivo. Stai attenta. Ciao Alessandra. Oh, che fai, padre? Salve, io sono. Ah, tu sei la veterinaria, quella che ha mandato mio nipote per le galline che non fa più Eh l'ova? sì, sono proprio io. Andiamo, ti porto a vedere queste galline. Ok, andiamo. Entra. Sono più di 3 settimane che non fa più l'uovo a ste galline. Adesso ci penso io, le visiterò una per una. Marce, ma che abbiamo visite? Abbiamo visto, è venuta la veterinaria che ha mandato il nostro nipote, che tu gli andavi a dire che la gallina non faceva più l'uova. Adesso vediamo che dice. Dove sta la veterinaria? Che bello! Che sorpresa! Ho trovato tre uova! Guarda, ve l'ho detto che le mie galline facevano le uova! Certo che è proprio brava questa veterinaria, Ah, amico Ioni! È bravo, sì, ho preso un po' di vino che fa, diciamo. Andiamo, che aspettiamo? Marcello, che abbiamo visite? Vediamo, oggi l'ora è giornata, fammi andare a vedere chi è. Buonasera, Tenente Paoloni, agente di sicurezza nazionale. Signora, devo andare proprio via. Come devo andare via? Non accetta neanche un Un caffè. caffè, e scappo. Buonasera, dica. Va bene, Ma, sì, un senta caffè. signora, uno ci interessa, potrei andare al bagno? Sì, come no, ci mancherebbe pure. Grazie, molto Prego, gentile. l'accompagno. Grazie. Le volevo fare alcune domande. Volevo sapere se avevate visto qualche persona sospetta ultimamente. No, non ho visto nessuno. Mi posso aiutare solo. Va bene, io la ringrazio lo stesso. Andiamo in casa e prendiamo un caffè. No, non Prendo posso. un caffè e poi scappo. Va bene, prendo un caffè e scappo. Eventualmente approfitto per darmi una sciacquatina in cascata. Va bene, d'accordo. Tenente, il bagno è giù dritto. Vai, c'è la porta. La ringrazio, vado. Qui. Oh, mi scusi. Oh, scusi lei? Oh, non
avevo detto che era occupato. Ah, sì, io che sono sicuro. Ma le posso fare una domanda? Sì. Ma è una vostra parente? Ma la veterinaria di fiducia che ci ha mandato il nostro nipote. Scusa, scusa. Sempre preparato anche il soccorso. Per carità. Ci voleva proprio. Sto continuando la ricerca, però di questo fuggitivo non ho ancora nessuna traccia. Buono, ci voleva proprio. Buono, sì, grazie, grazie. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando l'uomo che questa mattina è evaso dal carcere in cui era detenuto. Le ricerche sono concentrate nelle campagne di Cerveteri, dove è stato ritrovato il giubbotto che indossava al momento della fuga. L'ipotesi che l'uomo possa aver trovato rifugio presso qualche casale del posto si va sempre più rinforzando. Intanto, tra gli abitanti di questa cittadina si sta diffondendo paura e tensione. Pertanto, le forze dell'ordine invitano gli abitanti a fornire qualunque informazione utile alla cattura. Avanti. Per ora è tutto. Linea allo studio. Buonasera, sono la veterinaria. Mi manda suo nipote. Straordinaria. Dopo una gigantesca caccia all'uomo, il pericoloso evaso di questa mattina è stato catturato. Passiamo la parola al nostro inviato Attilio Pichierre. Grazie cardinali, ti confermo che pochi istanti fa è stato arrestato il pericoloso evaso. Si nascondeva qui presso una famiglia del luogo. Da qui è tutto, linea allo studio. Tenente, si è perso il tesserino! Libera! Mannaggia, vince sempre lui a guardi e ladri. Come faccio a vedere io il tesserino dell'auto, dice che è il tenente? Vieni qua, fermatevi! Oh, Mori! Scappiamo, Mori! Bravo! Mori!